Molte volte l'uomo dei boschi riceve inviti ad essere più pratico e più concreto, forse anche più politico. Ma la società non potrà cambiare se non trasformiamo un modo di pensare radicato, fin tanto che noi continueremo a pensare che il mondo è sorretto soltanto da leggi materiali, non potremo cambiare nulla di nulla. Il mondo, invece, nella sua essenza più profonda, è sorretto da leggi spirituali. Ecco perché è importante riconoscere nelle profezie una forza capace di trasformare. Se una monaca analfabeta, 4 secoli fa, riusciva a prevedere le telecomunicazioni così come noi oggi le abbiamo, ciò significa che esiste qualche cosa che va al di là dello spazio e del tempo. Giungerà un tempo in cui volerà la voce e gli uomini si parleranno tra i mari e tra i monti. Giungerà ancora un tempo in cui voleranno le immagini e gli uomini potranno vedersi tra i mari e tra i monti. Questo sarà un tempo di grandi dolori e di grandi tormenti. Voleranno le immagini come gli angeli, ma non porteranno la luce degli angeli. E voleranno gli animali e voleranno gli uomini. Guarda, io ordino la voce. E io ho visto volare una casa. Ho visto anche lunghi serpenti rotondi avvolgere l'intera terra come in un poderoso braccio, e dentro ai serpenti fluiva il sangue degli uomini. Ho visto dei giardini volare con degli uomini e così aggiungevano vita alla vita. Ma questo tempo delle immagini che solcano i cieli sarà simile a un carro senza cavallo, sarà simile a un cielo senza stelle, e infine voleranno anche i pensieri, e questo sarà il giorno della condanna. L'uomo non avrà più bisogno delle immagini, l'uomo sarà libero, ma la sua libertà sarà la sua schiavitù. Ho visto uomini parlare senza aprire bocca. Nel silenzio volavano i pensieri e nel silenzio voleranno le immagini, sino a quando le immagini non iniziarono a cadere pesantemente sugli uomini. Allora solo i pensieri voleranno e l'uomo non avrà più segreti, né la terra avrà più segreti, perché questa sarà la volontà dello Spirito. E a questo spirito vivente che c'è sulla terra e che può trasformare il mondo, noi dobbiamo fare riferimento. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Esiste qualcosa che trascende l'uomo. Esistono forze nascoste e segrete. E cambiare il mondo è possibile soltanto se facciamo riferimento a queste forze. В начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Soltanto allora potrà nascere in tutti noi una convinzione più profonda, e non sarà una convinzione basata su un sentimento, come nell'Ottocento o nel Novecento, quando si credeva ancora al sol dell'avvenire, partendo da premesse materialistiche. Il cambiamento della società in futuro sarà affidato alle convinzioni spirituali. Vedremo allora i supermaterialisti da una parte che tentano di difendere questo sistema indifendibile, ma dall'altra parte ci saranno coloro che sanno che il mondo a fondamenta invisibili, ma più solide di tutto ciò che noi possiamo toccare con le nostre mani e vedere con i nostri sensi. Nel principio era il Verbo, e il Verbo era con Dio, e il Verbo era Dio. Rashi pita wiwa milta, wa umilta isa wiwa alwata ala, wa ala isa wiwa aumilta.
Hana itawiwa brashid lothala. Chulbidiwa. Ubla zuhi aplacha watmidim dihiwa. Behe khayiwa. Ukhayi itiho nuhara dnainasha. Uhao nuhara bhshuha manhar. Bhshuha la drikya.